Disco verde dal Consiglio dei Ministri alla realizzazione del metanodotto sul Mona Foligno, un progetto rimasto in bilico negli ultimi 14 anni che ha subito l'accelerazione decisiva alla luce della crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. L'opera infrastrutturale, ritenuta strategica dal ministro Cingolani, dovrebbe essere completata entro il 2027 e prevede la realizzazione di una centrale di compressione della SNAM sul Mona che avrà la funzione di spingere verso nord il gas in arrivo dalle rotte estere e in transito dalla Puglia. Da Sulmona il metanodotto proseguirà poi verso Foligno per arrivare fino a Minerbio in Emilia-Romagna. Permane tuttavia la forte contrarietà di ampi settori della comunità locale e delle associazioni ambientaliste. Lo riteniamo un atto davvero in dispregio dei principi democratici e soprattutto di quelle che sono le istanze del territorio, perché a fronte di tutte le criticità, quello che adesso in questi ultimi anni si è andato delineando sempre di più, dati del MISE, del MITE, e della stessa SNAM attraverso i suoi piani di sviluppo e i suoi bilanci, che l'opera è inutile. Questa infrastruttura è inutile e non può essere realizzata solo perché la SNAM guadagna sulla costruzione dell'opera, anche se attraverso questi tubi non veicolerà neanche un metro cubo di gas. Il presidente della regione Marco Marsilio proverà a mediare. Mercoledì ha preso parte al Consiglio dei Ministri rappresentando le criticità espresse dal territorio e ponendo il tema delle misure compensative. I margini di trattativa, giunti a questo punto, appaiono comunque molto stretti.